Allora, non mi ricordo se vi ho già salutato stamattina, mi sembra di no, quindi buongiorno, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi, scusate, è mercoledì e adesso volevo andare a sistemare qui per cercare di mettere un po' la roba di Gabriele a posto. Comunque volevo sistemare bene qui e siccome ho il telefono scarico lo metto sotto carica, sistemo e poi vi faccio vedere com'è venuto. Ecco qui come ho sistemato, poi c'è tutto questo sotto, lì ho messo il pane di Gabriele e la farina aperta e poi sono andata su lì e abbiamo messo a posto le farine e basta. Comunque ho sistemato un po' il pezzo dove ci sono tazze e bicchieri, lo farò in un altro momento, adesso vado a fare la lavastoviglie, intanto guardo il video di Robertina e poi dopo vi faccio vedere la roba che ho preso su Food Spring. Finalmente eccoci per vedere cosa ho preso da Food Spring. Allora, partiamo da qui e ho preso questa crema. Adesso andiamo a cercare l'italiano, così è crema di anacardi bio con cocco e datteri in polvere da usare come il burro di arachidi. Poi il burro di arachidi, poi queste protein balls al peanut cocoa, noccioline e cioccolato, vegan protein balls al burro di arachidi e sembrano datteri questi, poi vegan protein balls lemon cake e protein balls coconut cashew, sono anacardi e cocco. Poi mi hanno mandato in omaggio di nuovo lo shaker e qui ce ne sono degli shake nuovi. Questo qui è gusto mandorla e cioccolato bianco, questo qui è gusto cioccolato e burro di arachidi. C'è ancora da portare via la plastica perché c'è qui dietro di me. Poi ho preso vegan protein cookie, questo qui è caramello salato, poi vegan protein cookie apple cinnamon inglese di come si dice, e poi vegan protein cookie blueberry cheesecake flavor, non aprire i miei biscotti. Poi invece qui aspettate che lo apro, ecco ci sono altri shake. Oh mamma mia, faccio vedere tutto. Questi li avevo già anche provati, c'è lampone, banana, poi c'è questo qui che è al caramello, ce ne sono due, questo qui che è al caffè, ovviamente non lo bevo io, no, e poi questo qui alla nocciola. Perché? Perché sei piccola per bere questa roba. E niente, questa qui è tutta la roba che ho preso, la andrò ad assaggiare e poi vi farò sapere. Oggi volevo provare il cookie, cioè questo qui, questo biscotto al caramello salato, e poi vi dico com'è. Allora, l'abbiamo assaggiato un po' tutti, a me personalmente non è piaciuto molto, è gigante come avete visto, però non mi è piaciuto particolarmente, non è che posso dire buono e lo riprenderei, e quindi niente, vabbè, comunque il primo è andato, adesso domani proveremo un'altra cosa e adesso vado a registrare la ricetta, andiamo a provare una cosa che mi era arrivata con la Degustabox. A questo punto, quando voi vedrete questo vlog, avrete già visto questa ricetta e niente, spero che vi sia piaciuta.
Ora, ricetta finita e adesso ho messo sul cavolfiore per cena, ce n'è un po' troppo nella pentola, non ci sta tutto, e mi sono preparata una tisana e vi faccio vedere subito qual è quella del Lidl, questa qui snellente a base di finocchio, melissa e malva. E vi voglio parlare anche di un'altra tisana. Questa che è arrivata con la Degusta Box, praticamente è finita subito, il giorno dopo praticamente. E devo dire che è veramente buonissima, è già zuccherata, quindi non c'è bisogno di altro. Devo dire che fredda era veramente buona e ti invogliava a bere, a bere, a bere, a bere, a bere, a bere. Se la trovo, appena la trovo di nuovo, la voglio prendere nascondendola dai bambini. Ma per adesso dobbiamo far andare perché siamo pieni di tè, tisane, eccetera, eccetera. Comunque, questa qui ve la consiglio perché è veramente molto, molto buona. Allora, eccomi qui, è appena andato via, uno dei due signori, devono venire due signori, uno stasera e uno domani mattina, perché la camera delle bambine mi sta dando un sacco di problemi. Si sta scrostando tutto il soffitto ed è uscita la ruggine dove ho dato lo stucco. Quindi adesso ho chiesto due consulenze a due imbianchini. E vediamo un attimino, uno è venuto stasera e adesso aspetto che venga quello domani mattina e poi decidiamo a chi dare il lavoro, perché io proprio non ce la posso fare, veramente ci sto perdendo troppo tempo e c'è bisogno di qualcuno che sappia cosa fare, come farlo e velocemente. E nel frattempo io ovviamente non è che starò con le mani in mano. A parte il fatto che mi ha detto che se riesce in un giorno e mezzo lo fa, e nel frattempo io comunque ho di sotto, devo iniziare a sgombrare di sotto perché poi la prossima stanza che faremo molleremo un attimo la scala, faremo la nostra camera da letto e poi la scala diciamo la facciamo per tempo perso perché comunque sabato ci arrivano i mobili. E quindi devo sistemare per poterli poi montare, perché se no non è che posso tenerli lì 6 anni. Quindi è per questo anche che diciamo che mi preme, ecco, che al ragazzo che è venuto stasera mi sono dimenticata di dirglielo perché mi preme così tanto finire. Uno per cercare di finire la camera alle ragazze prima della scuola e poi perché appunto arrivano i mobili e non volevo lasciarli troppo tempo lì ad aspettare. Quindi mentre lui, uno dei due, farà di sopra, io comunque inizierò qui in sala, quindi comunque staremo sempre insieme e comunque vi farò vedere i progressi che ci sono. E basta. E speriamo che la sala non mi procura problemi. In teoria due stanze no, cioè due pareti, tre pareti. Mi preoccupa quella dove c'è la finestra della sala perché quella lì è messa maluccio, però ce la possiamo fare, cioè l'importante è metterci sotto. Comunque adesso ho messo su un po' di sugo perché no, guarda tu, more siediti però che se no cadi e fai ton. Perché stasera mangiamo la pasta e poi il cavolfiore. Noi la condiremo con il sugo, quello a radicchio, cioè chi la vuole la condisce col sugo a radicchio. E poi ho messo su sugo di pomodoro e ciliegino, che però non so se è perché non sono abituata, ma sembra super super dolcissimo. E infatti adesso ci andrò a mettere un po' di sale. O forse ci devo mettere anche lo zucchero. Comunque vado a mettere su anche le pentole dell'acqua così almeno poi mangiamo. E niente, io continuerò comunque a mangiare la pasta senza glutine, sempre pesata, così almeno vediamo se la pancia si sgonfia un po'. E intanto sto appunto assumendo queste tisane perché così almeno magari mi drenano un po' i liquidi. Infatti verso mezzanotte mi sveglio sempre per andare a fare la pipì. Ok.
Va bene, adesso io vado e noi ci aggiorniamo più tardi. Buongiorno. Allora, oggi è giovedì, sì, e abbiamo spostato tutta la roba nella sala che era su questa parete qui. E abbiamo iniziato a raschiare perché, come immaginavo, anche qua, e come potete vedere, si sta staccando tutto. No, vabbè, poi ti fa il bagnetto, tanto oggi poi dobbiamo uscire. Oggi pomeriggio dobbiamo anche portare Giorgia dal dentista. La scaletta l'abbiamo messa lì e ci avevo già pensato, resterà poi lì. Perché mi piace molto, tanto quella porta per adesso si apre a sufficienza per far uscire i cani, ma tanto poi lì andrà via questa qui di legno e qua ci verrà la porta finestra, quindi va benissimo. Qua stiamo appunto lavorando per cercare di sistemare e così poi inizieremo anche a dare il bianco in questa stanza, anche se ci andrà ancora un pochino. Però intanto iniziamo a grattare, se no non finiamo più. Come vi dicevo, la scala la lasciamo poi per dopo, perché le camere sono più, diciamo, importanti. Allora, oggi per pranzo ho fatto pasta con cavolfiore, perché ieri sera poi alla fine non l'ha mangiato nessuno, e quindi ci abbiamo condito la pasta oggi a pranzo, e poi mangeremo le mozzarelle dopo. E basta, questo qui è il nostro pranzetto. Qui c'è il piattino di Pia, che sta mangiando, e gli altri bambini sono tutti lì. E niente, buon appetito a noi. E voi, oggi che è giovedì, cosa avete mangiato di buono per pranzo? Fatecelo sapere sotto nei commenti. Invece, per merenda andrò a provare queste vegan protein balls al lemon cake e vediamo un po' come sono. Boh, vi farò sapere Mi sa dopo. che questi pantaloni mi stanno un po' stretti. Sono giganti queste palline, adesso proviamo ad assaggiarle. A me personalmente non sono piaciute, anche Sabrina ha detto sanno troppo di limone. Eccomi! Allora, è passato un po' di tempo dall'ultima clip e adesso mi vedete in macchina perché stasera c'era la riunione con il prete per la comunione di Sabrina. Oggi pomeriggio, aspettate che mi metto la cintura anche se per un tragitto breve, voglio non rischiare, non si sa mai chi si incontra per strada. Praticamente oggi pomeriggio abbiamo levato la roba dalla sala che vi ho fatto vedere, poi stasera verso il tardi abbiamo levato un altro mobile e adesso dobbiamo. Ok, mi vedete un po' meglio. E adesso dobbiamo scrostare perché lì, come immaginavo, il muro sta venendo giù. E niente, adesso sto tornando a casa, almeno mangio. E ho fatto due chiacchiere con le altre mamme degli altri bambini della comunione. Oggi ho preso appuntamento domani pomeriggio per andare a cambiare le gomme finalmente. E domani mattina invece devo andare in discarica per buttare via dei sacchi di vestiti e alcuni oggetti che ho da buttare e niente, quindi stiamo già cominciando con la nostra camera perché tanto che sia uno o che sia un altro, comunque guardate qui, bisogna mettersi l'impegno di dimagrire. La camera comunque delle bambine la fa comunque l'imbianchino e perciò facendola lui a me non mi dà più pensieri, ci si mette lui, io cercherò di sistemare la nostra. Tre pareti sono perfette, basta dare il bianco, sono fatte. E una purtroppo
è quella lì che si sta scrostando, si sta scrostando solo in basso perché appunto era umido e c'era umidità solamente in basso, però intanto bisogna scrostare, sistemare e poi rimbiancare. Per cui adesso vediamo un attimino come fare e poi passeremo alla cucina, al bagno e poi nei momenti persi così, dove magari non posso fare niente, penserò alla scala, anche perché c'è da portare via la stufa pellet e quindi se no non posso fare niente. Oltretutto Maurizio ha preso appuntamento per una promozione che ha visto di stufa pellet e quindi vediamo un attimino com'è e poi ve ne parlo. E niente, adesso sono arrivata a casa, vado su a mangiare. Io ne approfitto anche per concludere il video e vorrei ringraziarvi se l'avete visto fino a qua e hashtag ritornano le live, perché noi ci vediamo domani, che è sabato, alle 21:30 con la live. Ciao!